Poi ho intentato far parte di un grosso gruppo multinazionale, CCL, ma rimane autonoma come divisione, rimane indipendente. Quindi quello che ci ha caratterizzato fino ad oggi lo si dirà anche nel futuro. Oggi a questo evento Innovation Day abbiamo voluto proprio presentare la tecnologia che siamo in grado di proporre ai nostri clienti per aiutarli in questo momento di grandissime innovazioni nel mondo del retail. E-commerce, Amazon, tutto quello che sta succedendo oggi sta andando a implementare, sta andando a modificare come un punto di vendita possa reagire. Abbiamo presentato tecnologia soprattutto in due ambiti: continuare a combattere le differenze imprenditoriali, e soprattutto questo non è più un EAS stupido come era una volta, ma è l'EAS 2.0, l'EAS intelligente, l'antitaccheggio che acquisisce dati, li fornisce, li rende disponibili affinché si possano poi elaborare le nuove strategie per implementare e difendersi dai propri furti, e una seconda strategia che è mirata invece alla visibilità dello stock. Oggi noi sappiamo che con l'Internet of Things, con tantissimi apparati connessi in rete, i consumatori ricevono informazioni, le elaborano e entrano sul punto vendita già sapendo quello che vogliono comprare. Una volta addirittura avendolo anche già comprato in rete, volendo semplicemente ritirare sul punto vendita. I retailer devono essere organizzati per rispondere a questa sfida, a questa nuova domanda del consumatore. Devono sempre conoscere quello che il consumatore vuole, devono predire le loro richieste e offrire un servizio adeguato al cliente. Per far questo noi reputiamo che abbiano necessità di introdurre nuova tecnologia, nuova innovazione, e per noi la vera tecnologia che può aiutare a implementare l'Internet of Things nel retail è l'RFID. Pensiamo che l'omnichannel, quindi la possibilità di vendere in maniera multicanale, che fino ad oggi è stata sviluppata principalmente dai clienti del tessile o del non food, oggi debba essere anche affrontata in maniera importante da parte del retailer del food. La consegna a domicilio del cibo fresco non può più essere rimandata, così come la gestione del cibo fresco all'interno del punto vendita. Oggi, se pensiamo, abbiamo due parole d'ordine: una è spreco alimentare. Tantissimi prodotti vengono sprecati, vengono buttati perché non si è in grado di gestire le scadenze all'interno del punto vendita, con l'impatto sia dal punto di vista etico che dal punto di vista morale. In più c'è l'innovazione dei processi all'interno dei punti vendita. I punti vendita hanno necessità di velocizzare tutte le operazioni che non sono servizio al cliente. Quindi tutto il tempo che oggi viene perso dai punti vendita per contare i prodotti, verificare la scadenza, può essere superato applicando un'etichetta RFID su ogni prodotto e facendo inventari in tempo reale su quelli che sono i prodotti all'interno del punto vendita. In questo modo si abbattono completamente i prodotti scaduti, si riducono gli sprechi, si possono aumentare le vendite e si può avere sempre uno stock aggiornato per aumentare ancora di più le vendite.